Buongiorno, dottoressa carissima. Come sta suo genero Salvo? Bene, bene sta. E a lei che gliene importa? Niente, si dice così, tanto per dire. E sua figlia? Come sta sua figlia? È da un po' che non si vede in paese. Questa ricetta è incomprensibile, se la faccia riscrivere. Impossibile! È scritta così chiaro! Niente affatto, guardi, non è per niente chiara. Non le darò alcun medicinale se non mi riporta la ricetta scritta in modo corretto. E questo vale per tutti qui dentro. Ma guarda un po', ha la figlia e poi se la prende con noi. Adesso basta, tutti fuori da qui. La farmacia è chiusa, fuori! Maestra, ma si può sapere se ha sentito il nome di Salvo o Sando? Perché sa, fa una bella differenza. Ancora con questa storia. Sono giorni in paese che non si parla d'altro. E allora? Ho sentito il nome di Salvo. L'ho già detto 100 volte. Ah, ecco! Brava la mia maestra! E allora, perché continua a gettare fango sull'onore delle persone oneste? Ma guardi che io non ho invangato proprio nessuno. Lei no, ma quella vipera della farmacista sì, e come? La farmacista? Sì, proprio lei, la farmacista. Perché non si preoccupa delle corna sue, invece che degli affari degli altri? Signora, io non capisco. Sua figlia Giuseppina ha sposato Salvo Tornitore. Questo lo so. Lei non sa quello che sta succedendo in paese. Lei se ne sta bella tranquilla qui in casa mentre succede l'inverno. Lei ha detto di aver visto due uomini fare a pugni per una donna. Sì, questo l'ho detto. E come fa a non capire? Per causa sua in paese non si parla d'altro. Per colpa mia. Ma io ho solo denunziato un'aggressione ai carabinieri, perché altrimenti poteva finire anche male. Ma dico, ma perché non si fa gli affari suoi? Eh già, ma quando mai se l'è fatti? Io? Ma sembrate tutti impazziti nel paese. E quello che è più folle in questa storia è che date la colpa a me. Ma poi nessuno si va a preoccupare che un uomo ha minacciato di morte un altro. Quello che vi interessa sono solo, esclusivamente, le corna. Si è saputo chi è il cornuto di turno? Da quello che si dice il giovane della farmacista. Non mi corrisponde, e poi la figlia della farmacista si dà molto da fare con i giovani. Anche la madre da giovane si intratteneva con i maschi. Figuratevi che venivano da fuori a comprare i farmaci qui. Devo dire, ancora oggi sta andando col sindaco. Si dice che sono molti amici. Molti amici? Non molti amici! Molti amici! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Vedo che vi divertite. Perché non fate divertire anche me? Non lo sappiamo se tutti possono ridere. Mio caro, nella tua condizione non hai alcun motivo per ridere. E qui ti sbagli. E perché? Non si chiama Salvo anche lui? Sì, si chiama Salvo, ma nel rapporto dei carabinieri c'è scritto che il cornuto parlava perfettamente italiano e lui, poveretto, sappiamo che non riesce a dire nemmeno una parola in italiano. Questa è roba di gente fine, di gente con i soldi. Beata ignoranza. Thank you.
sono questi? Mio genero è stato costretto a reagire alle infamanti accuse rivolte verso mia figlia e adesso è in carcere! Mi dispiace molto di questo, signora, ma io che colpa ne ho? Non ha colpa? Io ho semplicemente riferito quello che ho visto. No! Lei ha detto solo quello che ha creduto di vedere. Ma non dica sciocchezze, lei era sveglia da poco. Signora, io ho il merito di aver evitato che vi fossero conseguenze peggiori. Dovrei essere ringraziata dalla comunità. Ed invece... Signora maestra, lei ha una certa influenza con il maresciallo dei carabinieri. Voglio che gli parli immediatamente perché possa togliere mio genero da questi guai. Se no, non la passerà mica liscia, sa? Siamo nei guai, Nina, e senza nemmeno aver fatto nulla. Zia, ma potresti rivolgerti al maresciallo? Tanto tu non lo conosci da tanto tempo. Sì, ma tanto quel tondo non mi ascolterà nemmeno. La nostra capacità di amministrare i conti pubblici ci ha permesso di superare la crisi economica che da diversi anni si è abbattuta sul nostro paese e ha gettato lo scompiglio negli altri paesi. I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni. Ma bisognerà fare ancora dei piccoli sacrifici prima che si possano abbassare le tasse. E noi amministratori saremo i primi a fare dei sacrifici per dare l'esempio. Grazie, assessore al bilancio. Adesso do la parola al consigliere d'opposizione che si era iscritto per parlare. Grazie, signor Presidente. Lei, assessore al bilancio, asserisce che voi sarete i primi a fare sacrifici per fare e dare l'esempio. Ma come mai allora il sindaco ha fatto due nuovi assessori mentre qua si parla di tagli? Ma hai visto se volevo? Il sindaco ha facoltà di replica. Grazie, signor Presidente. Sarò breve nella replica. Ho creato due nuovi posti di lavoro. Prima di passare alla votazione di quel punto all'ordine del giorno, do la parola all'assessore alla pubblica istruzione per illustrarci la sua riforma. Grazie, signor Presidente. La mia riforma della scuola, oltre al taglio previsto per i docenti e del personale ATA, che sono in esubero e non fanno altro che creare confusione e disorientare i ragazzi dall'insegnamento, prevede anche il taglio della mensa scolastica per le scuole a tempo prolungato, così i ragazzi, crescendo, non diventeranno obesi. La parola all'assessore alle pari opportunità. Volevo informare il signor sindaco che quando ieri notte mi ha telefonato sono andata al comando dei vigili urbani e sono andata a prendere la ragazzina che hanno fermato senza documenti e l'ho portata a casa mia. Adesso passiamo alla votazione urgente per cui è stato convocato questo consiglio in seduta straordinaria. La votazione riguarda l'aumento del gettone di presenza per i consiglieri qui presenti. Chi è a favore si alzi, chi è contrario resti seduto, chi si astiene alzi solo la mano. Approvata all'unanimità. Signor Sindaco, a lei la parola. Grazie, signor Presidente. Concittadini carissimi, voglio comunicarvi che ho risolto la controversia che ha turbato il nostro paese. Il salvo in questione non è un nostro concittadino. Nessuno ormai ha più nulla da temere, nemmeno voi. Noi? Ma che c'entriamo noi? E che ci chiamiamo tutti salvo come lei?